È in corso nel convento di San Francesco il festival di divulgazione scientifica Scienz'Arte Ambiente, promosso dal comune di Pordenone assieme ad Immaginario Scientifico. Il tema scelto per questa 18ª edizione è le logiche del desiderio. Uno degli appuntamenti che ha suscitato maggiore curiosità è stato le logiche del predatore, durante il quale si sono potuti ammirare dal vivo affascinanti esemplari di insetti e ragni. Uno spazio lo hanno avuto anche i profumi, tra la chimica degli odori e degli afrori e la ricostruzione di un profumo antico, quello amato da Giulio Cesare. Gli ospiti questa sera, grazie a Enrico Maraffino di Label, creeranno un unguento alla maniera antica. La chimica si unirà alle molecole odorose e quindi ci sarà una parte molto scientifica, una molto pratica, e misceleranno, riscalderanno le fragranze e creeranno una vera e propria struttura fragrante profumata da poter portare a casa. Quindi è un momento per unire il desiderio alla logica chimica che fa nascere fragranze sublimi. Oggi utilizzeremo materie prime molto lontane dal nostro background e formazione olfattiva, quindi non ci saranno vaniglia oppure muschi, profumazioni alle quali siamo abituate, ma vere e proprie materie prime di un tempo. Novità e tecnologia è stata la app. Per i suoi 18 anni Scienz'Arte Ambiente ha fatto un regalo molto speciale e particolare, la sua app di Scienz'Arte Ambiente. Vediamo come funziona. Eccola qui. Qui possiamo vedere il programma, i luoghi e creare la nostra lista di preferiti. Ma la cosa veramente speciale è la realtà aumentata. Inquadrando il cartellone nel chiostro di San Francesco, appare la nostra madrina Silvia Corelli che ci racconta la storia del chiostro di San Francesco e del convento. Un'applicazione che può avere diversi usi soprattutto in ambito turistico. Da non perdere questa sera alle ore 21 Stefano Bartezzaghi e domenica alle 11.30 la visita guidata speciale alla mostra Ashes Ceneri di Pierpaolo Mittica. È il Faber Fest nel convento di San Francesco.